Nonostante il nutrient timing, ovvero l'orario in cui facciamo i nostri pasti nell'arco della giornata, sembri essere poco significante nell'ottica delle cose, almeno dopo il totale calorico di macronutrienti e di micronutrienti giornalieri, che dovrebbe essere la prima cosa da sistemare per iniziare a vedere cambiamenti nel nostro fisico, possiamo argomentare che due dei pasti più importanti siano il pasto prima dell'allenamento e quello dopo l'allenamento. Questo per due motivi principali. Con il pasto pre-workout dobbiamo andare a fornire abbastanza energie per poter affrontare il nostro allenamento nel migliore dei modi. Di conseguenza è abbastanza fondamentale per poterci permettere di applicare in modo costante il sovraccarico progressivo ad ogni sessione. Con il pasto post-workout, invece, dobbiamo andare a riempire le riserve di glicogeno nei muscoli e soprattutto ottimizzare la sintesi proteica dopo l'allenamento. Secondo alcuni studi esiste una cosiddetta finestra anabolica teorica che dura diverse ore dopo l'allenamento e nonostante non ci sia evidenza concreta per quanto riguarda la durata o l'importanza, sarebbe comunque prudente consumare come minimo un bolus o porzione di proteine e anche un bolus o porzione di carboidrati. Tra i due, il pasto post-workout è quello più importante perché il nostro corpo è più sensibile ai nutrienti e ha bisogno di proteine per ottimizzare la sintesi proteica post-allenamento. Il pre-workout invece dipende ovviamente dalla situazione individuale. Se infatti sono passate solamente 1 o 2 ore dall'ultimo pasto che includeva un bolus proteico, una porzione di proteine, non c'è bisogno di fare un ulteriore pasto pre-workout perché avrete comunque gli aminoacidi nel sangue. Invece, se sono passate diverse ore, ad esempio, avete cenato la sera prima, poi avete fatto il digiuno intermittente per tutta la giornata e poi vi allenate a mezzogiorno, allora lì sono passate svariate ore, molto probabilmente non avete abbastanza aminoacidi in circolazione nel corpo e di conseguenza sarebbe più raccomandato consumare un pasto pre-workout per assicurarsi appunto di avere degli aminoacidi per poi far partire la sintesi proteica dopo l'allenamento. Di conseguenza sarebbe più raccomandato consumare un altro pasto pre-workout con appunto una porzione di proteine. Stando alla ricerca di Helms, se vogliamo ottimizzare la nostra nutrizione per i workout, dovremo consumare come indicazione di base di essenziale, minimo 20 grammi o più di proteine 1 o 2 ore prima dell'allenamento e 20 grammi o più di proteine entro 1 o 2 ore dopo l'allenamento. E di consigliato anche minimo 20 grammi di carboidrati. Pasto 1, shake proteico più frutta, ad esempio banana o mela. Prendete le proteine di un gusto che vi piace e con un contenuto di oltre il 70% di proteine, trovate il link a quelle che uso io qua sotto in descrizione e prendete 1 o 2 frutti che vi diano energia. C'è chi risponde benissimo alla banana, chi ai kiwi, chi alla mela, chi all'arance. Non abbiate paura di provare in pratica e vedere quale di questi frutti vi dà più energia senza appesantirvi troppo. Uguale per lo shake, c'è chi usa latte, che ovviamente è più buono, però aggiunge alcune calorie e può essere più difficile da digerire, oppure chi usa acqua, oppure si può fare su una cremina che è molto facile da digerire. Passo 2, proteine in polvere più avena. Uno dei miei pasti preferiti, sia prima che dopo l'allenamento, mi serve praticamente solo l'avena, un po' di acqua o di latte, le proteine in polvere whey e qualche dolce piccante. Ricoprite l'avena di acqua o di latte in un pentolino sul fornello o in una ciotola nel microonde. Lasciate cuocere fino alla consistenza giusta. Nel frattempo, preparate la cremina proteica, 20-30 grammi a secondo del vostro scoop in una tazza e aggiungete pochissima acqua. Mischiate molto per creare su una cremina. Se c'è bisogno, continuate ad aggiungere pochissima acqua alla volta per raggiungere la consistenza perfetta. Poi vi basta versare la cremina nell'avena e mischiare. Potete aggiungere alcune gocce di dolcificante o di sciroppo 0 calorie per insaporire ancora di più. Trovate il link e sconto di quelli che uso io qua sotto in descrizione. E voilà, rapido pasto post-workout o pre-workout è servito. Passo numero 3, yogurt, proteine e frutto. Anche questo è rapidissimo da fare. Basta aggiungere dello yogurt 0% grassi, tipo quello greco magari di Faye, ad una ciotola, aggiungersi mezzo scoop di proteine del vostro gusto preferito e poi tagliarci sopra un frutto. Potete ricoprire con un po' di sciroppo 0 calorie come preferite. Questi sono tre pasti che faccio molto spesso e sono rapidi e sono ottimi in termini di nutrienti da consumare sia pre che post allenamento. Vi consiglio di provarli e di vedere come rispondete, sia in termini di energia per l'allenamento che in termini di sazietà post allenamento. E se utilizzate gli ingredienti mostrati in questo video, tutti questi pasti saranno tra i 20 e 30 grammi di proteine, 20-30 grammi di carboidrati e più o meno tra le 200 e le 300 kcal. E
E queste erano le mie idee per un pasto fit e per ottimizzare la nostra nutrizione peri-workout, quindi prima e dopo l'allenamento, intorno all'allenamento. Niente, queste erano le mie idee, quindi se ne avete altre voi fatemi sapere qua sotto nei commenti. Ovviamente ci stanno un sacco di altri pasti che si potrebbero fare, però volevo tenerli abbastanza rapidi, perché so che quando tornate a casa post allenamento non vi pia tanto di cucinare, quindi andate per una cosa rapida, oppure anche pre-allenamento, stessa identica cosa. Quindi, se avete un secondo, lasciateci un like a questo video che lo aiuta un sacco, almeno credo, apparire davanti ad altra gente. Lasciatemi un commento, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio a tutti della visualizzazione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!